Dicembre è agli sgoccioli, è giunta l'ora di parlare delle tradizioni italiane di Capodanno. Innanzitutto, la parola Capodanno è una parola composta da capo e danno, che significa quindi inizio, principio del nuovo anno. E in Italia abbiamo diversi riti scaramantici diffusi più o meno in tutta la penisola. Vediamoli insieme. Una delle tradizioni italiane legate al Capodanno, più diffuse in tutta Italia, ma anche più conosciute nel resto del mondo, è quello di indossare biancheria intima rossa. Il colore rosso è il simbolo di virtù, potere, fertilità e salute in molte culture del mondo e si dice che in Italia questa tradizione arrivi proprio dall'antica Roma. Infatti l'imperatore Ottaviano Augusto era solito indossare un drappo di colore rosso durante i festeggiamenti del Capodanno romano. La notte del 31 dicembre, che si chiama anche Notte di San Silvestro, siamo soliti fare un grande cenone di Capodanno, cioè una grande cena con amici e parenti per aspettare la mezzanotte. E che cosa mangiamo durante questo cenone? Beh, il piatto tipico più famoso e più diffuso è il cotechino con le lenticchie. Il cotechino è un insaccato di maiale, invece le lenticchie sono i legumi che noi mangiamo perché pensiamo che portino soldi, ovvero le mangiamo per un buon auspicio di ricchezza e prosperità nel prossimo anno. Quindi se volete diventare ricchi l'anno prossimo, mangiate le lenticchie il 31 dicembre e il 1 gennaio. Allo scoccare della mezzanotte facciamo un brindisi con lo spumante, che di solito è preceduto da un conto alla rovescia da 10 a buon anno. Il tappo che parte dalla bottiglia allo scoccare della mezzanotte di solito fa un grande rumore, un grande botto, e si dice che la persona che viene colpita da quel tappo è la più fortunata della serata. A volte, se la bottiglia viene un po' agitata prima dell'apertura, lo spumante rischia di cadere sul tavolo e di sporcare, ma non è un problema. Fate come noi italiani. Prendete un po' di spumante con le dita e mettetelo dietro alle orecchie. Anche questo è un rito scaramantico che pensiamo porti fortuna. Di solito dopo il cenone e dopo il brindisi di mezzanotte le persone partecipano a un veglione di Capodanno, che è una grande festa, di solito in discoteca o nelle sale da ballo, che si protrae fino alle prime luci del mattino. Allo scoccare della mezzanotte è anche tipico guardare dal balcone di casa o dalle piazze delle città i fuochi d'artificio, chiamati anche i botti di Capodanno. Questi spettacoli pirotecnici sono sempre affascinanti, sia per i grandi sia per i più piccini, ma ultimamente sono stati vietati dalle città. Infatti, molto spesso quelli che vediamo dalle finestre non sono autorizzati dal comune o dalla provincia. Questo perché sono molto fastidiosi per alcune fasce della popolazione più deboli e anche per gli animali. La prossima tradizione italiana del Capodanno è quella di guardare il concertone dell'ultimo dell'anno. Ce ne sono diversi in molte città italiane e una grande parte della popolazione li guarda in diretta TV proprio per seguire con tutta la nazione il conto alla rovescia per la mezzanotte. Questi concerti sono dei grandi eventi musicali a cui partecipano tanti artisti italiani famosissimi e sono spesso presentati da altrettanto famosi presentatori italiani. L'ultima tradizione di cui vi parlo è quella di buttare via qualcosa di rotto o qualcosa di inutilizzato.
Negli anni passati questi oggetti, che di solito sono piatti rotti, erano buttati direttamente fuori dalla finestra o dal balcone e considerata la pericolosità di questa usanza, ormai oggigiorno è quasi del tutto abbandonata. Grazie mille se siete arrivati fino alla fine del video. Mettete un mi piace se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Adesso vi chiedo, quali sono le tradizioni più tipiche del vostro paese? Io conosco quella di mangiare 12 acini di uva in Spagna e quella di nuotare fra le onde del mare in Brasile. Ma fatemene conoscere altre, per favore. Vi aspetto nei commenti. Grazie e ci vediamo su Instagram e nel prossimo video.